Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Martedì 27 settembre 2022. E adesso, prima di iniziare il video, una domanda semplice, semplice da farvi. E cioè, vi manca la Juventus? Perché a me sì, sinceramente sì, nonostante questo brutto momento che stiamo attraversando, nonostante i risultati non stiano arrivando, nonostante il gioco non stia decollando, nonostante gli infortuni ci stiano martoriando, mi manca la Juve. E allora vi do un input, diciamo così, per farvi mancare meno la Juve, qualche gadget ufficiale della Juventus, mouse, cuffie, se queste cuffie sono un po' troppo ingombranti, ci sono anche quelle un po' più invisibili, io addirittura sul telefono ho il phone ring, poi ho attaccata le chiavi di casa, la chiavetta USB fatta a forma di maglia della Juventus con i pantaloncini che si tolgono per proteggere la chiavetta. Quindi vi lascio il link per acquistare questi prodotti qui sotto in descrizione. E attenzione che iscrivendovi alla newsletter del sito che vi linko qui sotto avete addirittura diritto ad uno sconto. Quindi se volete cercare di portarvi a casa qualche prodotto ufficiale Juventus aspettando l'inizio nuovamente del campionato, beh, fate un salto nel link che vi lascio qui sotto in descrizione. Mettiamo da parte questa cosa e concentriamoci anche un attimo su quelle che sono state le chiacchiere che sono girate ieri, sono circolate ieri nell'ambiente bianconero e che alla fine si sono rivelate fake news. Perché vi dico questo? Perché era circolata, no, questa voce secondo la quale Di Maria e Paredes si sarebbero avrebbero poi chiesto alla Juventus un giorno di riposo, tra virgolette, un giorno di ferie in concomitanza della sfida con la Lazio per evitare infortuni e aggregarsi nel migliore dei modi alla nazionale argentina. E devo dire la verità, quando ieri avevo letto questa cosa, mi erano girati i cosiddetti. Poi ci ha pensato Angel Di Maria, ha pubblicato questa storia all'interno del suo profilo Instagram. Quindi Di Maria e Paredes che daranno a Juventus tramite una lettera ufficiale firmata dall'Argentina di non giocare l'ultima partita prima della sosta contro la Lazio per andare in ritiro prima e non rischiare infortuni all'ultima ora. Angel Di Maria ha etichettato tutto come fake news con tanto di facepalm con emoticon sul suo profilo Instagram e quindi dovremmo rimanere abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Anche se devo dire la verità, in questo momento da Di Maria sono abbastanza deluso per un discorso relativo al comportamento. Su Di Maria Paredes non mi era andata giù quel evitare di andare sotto la curva a prendersi fischi quando tutti si fa parte di una squadra, sia quando si vince che quando si perde, e poi ovviamente anche il rosso con il Monza, un pochino mi ha dato noia, però capisco che nel momento in cui le cose non vanno bene si perda un po' tutti di lucidità e si rischino anche dei momenti. Così, quindi la speranza è che Di Maria possa tornare a disposizione della Juventus dopo questa pausa nazionale, dopo questa sosta nazionali, nel migliore dei modi ricaricato al meglio. E a proposito di nazionali, ieri sera l'Italia ha vinto per 2-0 contro l'Ungheria. Non ho visto la partita, ho letto che ci sono state delle grandi parate di Donnarumma, ancora una volta Raspadori, che da quando l'ho comprato al Fantacalcio, vedi, gli ho fatto un gran favore. Tra l'altro siamo primi al Fantacalcio di youtuber io, Chino e Lello, quindi 9 punti in 3 partite, punteggio pieno. Però vorrei lasciare da parte un attimo discorso nazionale, che era giusto citare un attimino per capire un attimo quella che sarà la Juve della ripresa, perché sì, mi manca la Juve. Ieri vedevo il video di Davom che parlava della difesa 3 e come ieri avevo citato Federico Chiesa e Paul Pogba perché mi immagino che prima o poi tornerà a disposizione della Juventus. Vedere il suo video di ieri che parlava della difesa 3 e con quei giocatori all'interno del contesto di gioco, beh, mi ha emozionato, perché pensare che fino adesso questi due sono a quota 0 minuti in stagione per un discorso relativo a dei problemi fisici, delle problematiche, degli infortuni a livello fisico, beh, mi lascia un po' di amaro in bocca, perché ci riporta ancora una volta a farci la stessa domanda, e cioè cosa sarebbe successo se, però non siamo in una puntata del bivio di Enrico Ruggeri, siamo all'interno di una stagione sportiva e l'unico dato certo, concreto, è che la Juventus in questo momento va male. E quindi mi attacco un attimo al discorso della difesa 3 di Davom, perché è un video anche abbastanza interessante, vi invito ad andarvelo a vedere, e vorrei ragionare un attimo su questa difesa 3, perché come ben sappiamo Allegri non difende a 3, difende a 4, le squadre Allegri difendono a 4, quindi sarebbe necessario anche questo modo di traslare, no, la difesa da 3 a 4. Che secondo me in questo momento è un discorso un po' complicato da effettuare, però ora vi metterò a schermo, parleremo di una formazione, parleremo di un 11 titolare, che è l'11 titolare del momento,
e cercheremo un attimo di capire, no? Insieme se ha senso ricominciare a questi, perché va bene Pogba e Chiesa, aggiungiamo pure Di Maria, che sono i tre grandi giocatori assenti, e Di Maria sarà assente perché sarà squalificato per un paio di giornate e quindi tornerà poi a disposizione quando tornerà a disposizione. Ovviamente c'è in mezzo anche la sfida al Maccabi Haifa di Champions, che è da dentro fuori nel vero senso della parola, di Di Maria servirà. Però se vado un attimo a livello ideologico a immaginarmi un Juventus con la difesa 3 senza Pogba e Chiesa, perché bene o male dobbiamo ragionare su quella che sarà la Juventus del prossimo mese e mezzo, cioè dobbiamo spezzare nel vero senso della parola la stagione nel prossimo mese e mezzo, immaginarci di raccogliere quanto più possibile con quelli che sono a disposizione adesso, senza tornare a discutere delle però questo manca, quello manca, quella mancano. Pogba probabilmente rientrerà a gennaio, Chiesa probabilmente rientrerà poco prima della pausa nazionale, ma non sarà a disposizione. Quindi Chiesa e Pogba a gennaio, senza tornare qui a dire mancano, non ci sono, e bisogna fare con quelli che ci sono, perché rimangono dei grandissimi giocatori. Non è che se non ci sono Chiesa, Pogba e Di Maria allora il resto della squadra fa schifo. Non è vero, ovvio perde qualcosa, ovvio non avrà la rosa completa come nei prossimi mesi non l'avrà il Milan e l'Inter, perché Allegri ha lanciato una maledizione sul Milan e l'Inter dicendo proviamo a togliere i titolari. Brozovic probabilmente si è fatto male, Maignan si è fatto male, vediamo anche Theo se recupererà, ma gli infortuni fanno parte del gioco e bisogna fare con quello che rimane, bisogna continuare a raggiungere dei risultati con quello che rimane, e la Juventus oggi i risultati non li ha raggiunti. Quindi cerchiamo di ragionare sulla difesa 4 che può diventare difesa 3. Io vi ho messo giù questa formazione, adesso mi sposto un attimo per essere al centro. E quindi Szczęsny che rientrerà, ok? Szczęsny ha già giocato anche con la Polonia, immagino che sarà il titolare della Juventus delle prossime partite. Danilo, Bremer e Bonucci. Già qua vorrei fermarmi un secondo, perché Bremer nel migliore dei casi dovrebbe giocare al centro al posto di Bonucci, e quindi al posto di Bonucci servirebbe un altro centrale che possa giocare a destra. Idealmente Gatti è l'uomo giusto, però la domanda che mi faccio è: Gatti in questo momento è pronto per giocare in Juventus, sì o no? Perché questo è un ballottaggio, secondo me, Bonucci-Gatti. A seconda di chi sta meglio, Bremer si sposta. Al centro della difesa probabilmente è dove rende al suo meglio, l'abbiamo visto anche l'anno scorso col Toro. Devo dire la verità, però, mi è piaciuto anche come braccetto di destra quando l'abbiamo visto in quelle posizioni. Poi magari non sono state delle prestazioni da 6-7 in pagella, ma insomma, la Juve, ragazzi, si sta mangiando un po' di voti per strada a livello dei singoli per via delle prestazioni della squadra. Kostic e Cuadrado sugli esterni. Ieri Davon parlava di questo punto, no? E diceva: noi non abbiamo terzini veri e propri e quindi dobbiamo cercare di inventarci qualche cosa. È vero, perché se pensiamo alla batteria dei terzini della Juventus, probabilmente il miglior terzino della Juve è Danilo, e Danilo non è un terzino moderno, è un terzino bloccato, non è un terzino di spinta. E sappiamo che nel calcio moderno invece i terzini, i giocatori che ti danno quel qualcosa in più anche sugli esterni, sono un valore aggiunto, danno veramente quel qualcosa in più alla squadra, e noi non ce l'abbiamo questa configurazione. Immaginandomi questa squadra messa giù così, bene o male tutti i giocatori sono nei loro ruoli, però c'è un problema. È vero che Kostic andrebbe a beneficiare di questo cambio modulo, perché quella lì è la sua posizione esatta, e quando gioca ala si vede che non è un ala, si vede che non è un giocatore esterno a 4-3-3. Però dall'altra parte il grande dubbio è Cuadrado, grandissimo dubbio è Cuadrado, perché non sono più dell'idea che Cuadrado possa dare quella spinta che aveva un tempo. Cuadrado in questo momento non può essere un titolare della Juventus, per quanto mi riguarda. Quindi paradossalmente in quella posizione ci vedrei bene addirittura De Sciglio, che non sto dicendo che sia un fenomeno che abbia sta spinta, no. Però Cuadrado rende meglio, per quanto mi riguarda, a partita in corso. Non è più quel giocatore universale che, ma per forza di cose, è un classe 88, cioè ci mancherebbe altro. E già De Sciglio non è un fenomeno, assolutamente, però sfruttare Cuadrado da dodicesimo uomo probabilmente diventa l'opzione migliore per questa Juventus. Il punto è che nonostante Cuadrado non sia più quel giocatore, noi continuiamo a essere Cuadrado dipendenti, e quindi ce lo ritroviamo titolare, però non ti dà più quello che ti dava una volta. E Paredes e Rabiot al centro del campo, perché Rabiot dovrebbe recuperare. Paredes, da quanto ho visto, è un giocatore che nella testa di Massimiliano Allegri diventa insostituibile,
E Rabiot è un altro giocatore che per Allegri è insostituibile. Quindi quando Allegri parla di Paredes, Rabiot, Pogba sul centrocampo titolare ideale, eccoci qua, manca solo Pogba e quel ruolo lo prende Miretti, che secondo me si deve spostare dietro le punte, perché anche qua dipende dal giocatore che hai a disposizione. Fosse Pogba lo lasci sul centro-sinistra o sul centro-destra spostando Rabiot dall'altra parte a seconda di quella che è l'idea dell'allenatore. Se c'è Miretti è un giocatore che va molto di smarcamenti, un giocatore molto che gioca bene tra le linee, e quindi Miretti deve avanzare di posizione, quindi devi giocare con il vertice alto del centrocampo a tre. Paredes e Rabiot può essere un centrocampo che funziona? Vediamo, l'abbiamo visti giocare veramente poco insieme. Questa, bene o male, è una formazione che andava a ricalcare la formazione che abbiamo visto scendere in campo a Parigi, no? Questa è un po' l'idea. Ma soprattutto Milik e Vlahovic davanti, che possono sfruttare i palloni messi in mezzo dalle fasce o le verticalizzazioni dei centrocampisti, con Milik che gioca molto da raccordo e Vlahovic che deve giocare molto sugli scatti degli ultimi metri e sulle palle in profondità. Per allora forse qualcosa in più serve, e allora magari al posto di Miretti bisognerebbe inserire Di Maria come trequartista, che ti dà quella qualità in più. Però ribadisco, nell'immediato Di Maria dobbiamo un attimo lasciarlo da parte, e questa squadra potrebbe benissimo difendere a 5 per quanto mi riguarda, passando Kostic e Cuadrado sulla linea di difensori, non sarebbe un problema. Se no, in seconda battuta Allegri, che difende a 4, potrebbe schierare la Juve in questo modo, abbassando Miretti sulla linea dei centrocampisti, chiedendogli uno sforzo, oppure mettendo Miretti sul centrocampo di fianco a Paredes e allargando Rabiot però sulla destra in questo caso. È anche vero che il gol di Rabiot col Milan a San Siro nasce proprio dalla fascia destra nell'anno di Sarri, un gol incredibile, e quindi chissà, magari potremmo reinventare Rabiot alla destra, sarebbe veramente peggio di così non si potrebbe andare. Però immagino che possa essere Miretti quel giocatore tra virgolette sacrificato in fase di non possesso, anche se ribadisco, secondo me con quei giocatori lì, nel momento in cui eventualmente decidi di giocare con la difesa 3, puoi semplicemente difendere a 5 che non succede niente. E quindi questa potrebbe essere una chiave di lettura interessante per la Juve che tornerà a disposizione. A me piacerebbe finalmente dare un'identità a questa squadra, e per identità vorrei iniziare a passare appunto dal discorso di un modulo che possa esaltare le caratteristiche e le qualità dei singoli. Però temo che non sia questo il ragionamento da fare in questo momento. Oggi credo che la domanda più giusta da farsi sia una e una sola: qual è il vero problema di questa Juve? È un limite fisico o un limite mentale? Perché se un limite fisico, allora va bene, ricominciamo da qua, ricominciamo da un modulo, scegliamo un modulo e andiamo avanti, anche se secondo me questa squadra non è costruita per giocare con la difesa 3, sui ricambi non hai i giocatori giusti per giocare con la difesa 3, non vai nemmeno probabilmente a massimizzare le caratteristiche di tutti i giocatori con la difesa 3, ma si potrebbe provare. Ma se è un limite mentale, noi possiamo star qua a muovere le pedine, a schierare la formazione migliore, a schierare quella peggiore, pensare al turnover, ma da questa cosa non se ne esce. Infatti sono molto curioso, e mi ricollego al video che vi ho fatto uscire ieri, che vi ho portato ieri, della risposta mentale, psicologica che darà Massimiliano Allegri, perché se la squadra vedrà un cambiamento nel modo di pensare, di ragionare, di lavorare dell'allenatore, allora ci sono buone possibilità di riprendere in mano questa stagione. Se l'allenatore invece vivrà con l'idea che tanto la sua panchina è lì salda e come va, la squadra non sarà mai disposta a buttarsi nel fuoco per il suo allenatore, e non riusciremo sicuramente a tirarci su, anzi il rischio è di abbassarsi, di affossarci ancora in maniera ulteriore, e sarebbe veramente brutto. Queste le mie valutazioni, le mie riflessioni, fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto nei commenti.